Elisa rappresenta un caso anomalo nella storia della musica italiana, perché ha scelto di esprimersi in inglese andando contro a chi sostiene che un cantante italiano deve comunicare le proprie emozioni attraverso la nostra lingua. Grande merito va a Caterina Caselli, che non ha snaturato questa sua tendenza. L'ha lasciata libera, spronandola a tirar fuori tutto il suo potenziale artistico. Quando Elisa canta per la prima volta davanti ad un pubblico di giornalisti, è una ragazza timida ed introversa e tira fuori tutto il coraggio che ha per far ascoltare la sua musica. Mi ricordo che c'era un'attenzione da parte della casa discografica ai dettagli, che era proprio a me sconosciuta, cioè il vestito, la scarpa, come i colori, tante cose proprio che io non capivo, essendo proprio sì, completamente immersa un po' in un mondo solo musicale, cioè. Ed ero molto così un po' scioccata, così che mi guardavo intorno e sentivo tutte queste voci. Però ero molto concentrata dentro le mie cose, anzi forse, cioè, non so se dire anche troppo, però sì, appunto, magari all'esterno risultavo molto chiusa e infatti era probabilmente un mio modo di difendere quel mondo che magari volevo portare fuori e volevo che arrivasse. Io ero partita da Monfalcone con la mia band che erano tutti i miei amici, sono ancora gli stessi con cui sono oggi. Mi ricordo che poi a un certo punto per una canzone dovevo suonare il pianoforte e mi sono tipo tolta le scarpe perché avevo paura che di non riuscire bene per i pedali e le ho proprio tolte, però ho un bel ricordo di quel giorno. Sì, è stato strano, difficile riuscire a capire le dinamiche di come si muovono e come parlano soprattutto le persone in un ambiente sì, come diciamo dove sono più o meno tutti già inseriti o comunque sanno cosa stanno facendo, cosa stanno dicendo, e il più delle volte sono persone comunque adulte. Probabilmente penso anche che veniva dal fatto che magari io prima avevo fatto comunque una vita, per esempio, non molto sociale, ecco, quindi se avevo lavorato in un salone di parrucchiera poi per 4 anni, ecco, quello penso che era il massimo del sociale, se non della socialità, però come scuola, per esempio, che penso che sia una cosa molto utile, perché impari a lavorare in gruppo, a stare con le persone. Ho fatto molto poco e l'ho chiusa molto presto e quindi penso che mi è mancata tutta quella parte di formazione, quindi ero un po' spaesata proprio per queste ragioni. Non capivo le dinamiche di gruppo, ecco. Sono contenta comunque che ero così. Mi dispiace magari che avevo un po' tanta paura, troppa paura. Penso che invece a livello di fiducia sono peggio adesso che una volta, perché adesso mi sembra come una selezione naturale, non una cosa sociale, una cosa animale, che dopo una certa età è come le antennine che funzionano meglio, sì, ho distinto. Cerchi sempre il confronto con le persone che alla fine in qualche maniera erano giuste per te e tu eri giusta per loro. È più difficile che ti sbagli, o se ti sbagli cambi subito. Mentre quando ero più piccola io avevo normalmente una porta spalancata per tutti. Ed è stato molto bello, anche se mi ha fatto anche molto male a volte, ovviamente, perché quello che arriva, arriva. Però è stato bello, è stato intenso. Ho trovato tante persone con cui ho anche ancora adesso dei rapporti di amicizia veramente anche profondi. Ma un po' alcuni dentro la casa discografica che proprio mi hanno insegnato tantissime cose. Sono stati come dei maestri.
per me, maestri e maestre, insomma. E alcuni anche tra i produttori, tra i musicisti. Sì, anzi, devo dire che penso di essere stata anche, mi sento anche molto fortunata, perché ci sono stati anche dei momenti in cui mi sono sentita sola, però in generale comunque andavo, non avevo tante barriere con quelle persone con cui sentivo quel legame, ecco. E quindi questo mi dava anche magari la forza di affrontare anche le situazioni dove invece c'erano molte persone con cui magari effettivamente non avevo proprio un rapporto. Nata e cresciuta a Monfalcone, Elisa sente che la sua città è molto importante per lei, perché crocevia di influenze culturali, è un punto di incontro tra l'Europa del Nord e quella dell'Est. Elisa, vivendo in una città di confine, assorbe anche le tensioni che questo comporta. E forte cresce in lei la voglia di abbattere ogni barriera, di superare i confini attraverso la sua musica. Ed è Monfalcone il punto di partenza. Lì comunque c'è qualcosa di un po' misto, di un po' mitteleuropeo. Me ne sono resa conto adesso, perché ho viaggiato magari in altri posti e ho visto la differenza, perché ovviamente nascendo lì per te è normale così. Però molte persone lì, quasi tutta la gente di lì è molto mista, hanno delle radici molto diverse. Io stessa sono un quarto croata, un quarto pugliese, un quarto veneto, un quarto francese. E tantissimi miei amici hanno la stessa storia, chi ha origini russe, chi ha origini croate, slovene o francesi o comunque insomma tedesche anche, perché è proprio un crocevia. E infatti devo dire che anche musicalmente, quando magari ero piccola o anche sì adolescente, così con i miei amici andavamo magari a sentire gruppi o i festival in giro, e sentivi comunque gente che magari cantava in italiano, in sloveno, cantavano in inglese, era sempre molto misto anche a livello di lingua, insomma, non era mai solo italiano.